proprio io. Sono qui e vi sono venuto a trovare. Mi pensate sempre, i professori mi nominano sempre e adesso sono venuto qui nelle vostre case, nelle case degli italiani. Ragazzi, avete 18 anni, è l'ora della maturità, è arrivato l'esame di Stato. Sono umano, mi sono trasformato, sì, sono io. Diplomatico con tutti, sì, sono io. Entriamo nella casa degli italiani, anzi dei peruviani. Siamo qui, ragazzi, ed è una pazzia, ragazzi. Perché l'esame di Stato sta per arrivare. A giugno i ragazzi italiani faranno l'esame di Stato. E io sono qui per dirvi. Avete paura? Avete terrore? Non ho problem, sono l'esame di Stato, posso essere buono, posso essere cattivo, posso essere ok, posso essere ok, posso essere buono, posso essere cattivo, ma sono sempre ok. Ce l'ha fatta anche Balotelli, perché non ce la fai tu? Ce l'ha fatta tanta gente, l'esame di Stato è semplice, come un foglio bianco, sono bianco come un foglio bianco. È l'esame di Stato, una cosa incredibile, una cosa fantastica. Adesso l'esame di Stato è molto emozionato, fa una canzoncina. Se non sei preparato potrei essere bocciato, se non sei preparato all'esame di Stato potrei essere inchiappettato. L'esame di Stato è molto semplice, l'esame di Stato. Non mi sono preparato, sono un ragazzino di 18 anni, ne ho fatti tanti di danni. Alla fine arrivo all'esame di Stato, mi trovo un po' impreparato. Napoleone lo butto nel bidone e mi mangio il mascherpone. Sono l'esame di Stato, ce la farai e domani ti mando alla RAI. L'esame di Stato, l'esame di Stato, domani sarai diplomato. Yes, questo qui è l'esame di Stato. Ragazzi, a giugno venite tutti perché l'esame di Stato. Ricordate, diplomati o fottuti. E questo è l'esame di Stato. Un saluto a tutti, l'esame di Stato se ne va via e va a portare il suo annuncio a tutte le case. Ciao a you.